che a Marcello e poi a Cristian. Marcello, Quagliarella più Caputo possono essere un po' la rivelazione di questo torneo e appunto garantire alla Samp quei 30-35 gol che la spingerebbero a quel punto davvero a bussare le porte dell'Europa. Che ne pensi? Ma Quagliarella, cioè Caputo, sì, sono tutti e due over, sappiamo, quindi insomma poi diventa faticoso anche se la Samp non ha tanti altri impegni quest'anno, quindi insomma 35 gol o giù di lì li vedo un po' tanti. Quagliarella sono due anni che non ne fa tantissimi, ci mette un po' per entrare in forma durante il campionato. Caputo ultimamente ci ha abituato bene, quindi diciamo magari si possono avvicinare 25, magari diciamo che secondo me possono effettivamente stare a ridosso delle prime 7. Ok, Cristian, tu come la vedi la coppia Caputo Quagliarella? Io mi auguro di no, nel senso che non per loro, che sono due ottimi giocatori, però veramente troppo in là con l'età. Mi auguro di no, nel senso che in questo campionato vediamo veramente tanti over in campo. Se questi due facessero 30 gol, a mio avviso non starebbe tanto a significare la bravura e longevità dei due atleti, ma che questo campionato incomincia a diventare un campionato minore. E poi, per rispondere concretamente alla tua domanda, comunque no, non li vedo, penso che dovranno rifiatare ogni tanto e quindi non credo, e mi auguro davvero di no. Se non cambiando di Ibrahimovic, di Ribéry e di Quagliarella, c'è qualcosa che non va. Tu, Cristian, vorresti un campionato più per giovani e meno per vecchi, quindi un po' più di spazio ai vivai e a qualche nome nuovo, sbaglio? Vabbè, sicuramente, ma devo dire, quando l'ultimo gol che ha fatto Ibrahimovic, campione immenso, infinito, oh signori, camminava, c'è qualcosa che non va nel nostro campionato, camminava e l'ha buttata dentro. Beh, questo Cristian l'avevo detto anche nel mio intervento di prima di iniziare il talk, avevo detto che il campionato italiano a livello di ritmo non è come dire particolarmente performante, pertanto calciatori anche un po' in là con gli anni riescono ancora a esprimersi ad altissimi livelli. In Europa la faccenda cambia radicalmente, là i ritmi sono indiavolati e a quel punto l'età, beh, sicuramente conta, quindi quello che hai detto tu è assolutamente, assolutamente giusto e mi trovo d'accordo. Bene, adesso chiudiamo Mike B, la parentesi della Samp, a cui comunque, visto che tu sei tifoso, auguriamo il meglio per questo campionato. Grazie. Speriamo. E apriamo come dire il tema del giorno, il tema del momento, inutile negarlo. Fra poco più di un'ora e mezza va in scena la partitissima Juventus-Milan, o meglio, quella che è sempre stata la partitissima, oggi è curiosamente un testa coda, ma voglio capire un pochettino da voi che partita vi aspettate. Stavolta inizio con te, Marcello. Che partita sarà Juventus-Milan? Diciamo che secondo me a pieno organico forse oggi il Milan è alla pari della Juventus, quindi potrebbe tirare uno scherzo. Oggi non è a pieno organico, non so se gioca anche il portiere che sembrava si fosse fatto male, e manca una punta. È più veloce, e il Milan gioca decisamente più veloce, però la Juve ha per ora ancora altri interpreti, però il Milan gioca più veloce. Secondo me si potrebbe comunque verificare un Milan Corsaro, te mi lancio. Quindi tu prevedi questa sera una vittoria del Milan a Torino, e a quel punto sarebbe davvero notte fonda per la banda di Allegri, o sbaglio? La vedo possibile, poi sai che io la Juve l'ho messa tra le vincitrici, tra le possibili vincitrici, quindi secondo me poi la Juve si tira su. Però diciamo che non penso che arrivi il Milan nel momento migliore della Juve, e neanche la prossima giornata, che non mi ricordo cosa ci sia. È un turno infrasettimanale il prossimo, ne parleremo magari nella parte finale della trasmissione. Comunque c'è un turno infrasettimanale spalmato su tre giorni, come sempre, da martedì a giovedì. Adesso comunque nei turni infrasettimanali... Attenzione, cambia ancora il parziale all'Olimpico. Pareggia il Cagliari con Joao Pedro. Ah, ecco, Joao Pedro, quindi qui saranno contenti i fantallenatori che ce l'hanno in squadra, meno quelli che ce l'hanno contro, in questo caso
Io quindi sono abbastanza contento. Ma scusa la, questa parentesi, stavo dicendo che nei turni infrasettimanali la Lega ha deciso di non prevedere scontri diretti, quindi ci sono comunque partite, non dico di poco interesse, però sicuramente non troveremo Juve-Milan o Inter-Juve. Comunque vediamo bene che partite ci sono. Allora, Spezia-Juventus il 22 settembre, quindi mercoledì alle 18.30, e sempre mercoledì alle 20.45 Milan-Venezia. Queste le partite del turno successivo, così siamo già proiettati. Questo per dire che sì, per carità, sia Milan che Juve poi potrebbero rifarsi nel turno infrasettimanale, però Marcello, se la Juve finisse a meno 11 dal Milan, insomma, sarebbe una situazione abbastanza preoccupante. Certo, sì, certo, non è sicuramente un inizio shock, però sai, la Juve ha venduto Ronaldo, deve rifondare, i juventini sono tutti contenti, tu sei contento, Ronaldo continua a segnare, non è un campionato per vecchi, però quelli segnano, ecco. Vediamo chi può segnare, ecco. Cristian, come la vedi tu invece Juve-Milan, che partita ti aspetti? Io non so come, ma vedo una Juventus che invece può battere il Milan, non so come perché non abbiamo visto delle grandi prove, a parte la partita in Champions con il Malmö, però insomma non me la vedo sprofondare, non lo vedo possibile, quindi credo una vittoria in un pareggio che possa dare un po' di ossigeno alla squadra di Allegri. Le ultime notizie, Cristian, danno Chiesa in panchina a fare un ruolo alla Douglas Costa, da juventino spero con esiti migliori, onestamente, cioè Allegri lo tiene come arma da buttare nella mischia per spaccare la partita. Pensi che sia giusto, oppure secondo te sarebbe meglio schierarlo dall'inizio? Ma Allegri è sempre stato molto cauto nel lanciare i giovani, anche se per noi Chiesa a posto di occhi ci sembra già un campione maturo, ci va cauto, e al momento, almeno in questi anni, ha sempre avuto ragione, quindi cerca di non caricare di troppe responsabilità i giocatori, probabilmente farà lo stesso con Chiesa. E credo che sia insomma una buona idea, perché sai, anche vedere poi un Chiesa che gira a vuoto magari in una sconfitta, poi insomma anche la psicologia di questi ragazzi rischia di andare a... Miche, invece so che tu magari sei meno interessato a questo match, quindi lo vivi in maniera un po' più rilassata rispetto a tutti i tifosi di Milan e Juventus, ma tu questa partita com'è che la vedi di questa sera, questo Juventus-Milan? Ma ti dirò, invece la vedrò con molto interesse, perché è assurdo alla quarta giornata per parlare di partita spartiacque, però così è, e direi che sì, che forse la Juve incontra il peggior avversario possibile in questo momento, ma anche ha l'occasione migliore per rilanciarsi alla grande. Io vedo una Juve che secondo me può vincere e rientrare, comunque per me rimane una favorita nella vittoria finale dello scudetto, quindi bene o male prima o poi rientrerà in corsa secondo me. Ok, quindi secondo te questo inizio davvero davvero difficile non preclude una possibilità di rimonta e quindi una possibilità di arrivare poi fra le prime e giocarsi lo scudetto, questo sostieni, Miche? Sì, anche perché diciamo che magari il gioco non è stato spumeggiante come siamo abituati a vedere dalla Juve, però le sconfitte o i pareggi sono arrivati quasi più per infortuni, mi riferisco al portiere, anzi anche lui sarà chiamato a rispondere da campione, perché bisogna dare una risposta alle prestazioni negative fornite fin qui. Indubbiamente da questo punto di vista la partita di Malmo secondo me ha un'importanza psicologica per la vittoria, ma anche forse proprio per Szczęsny poter finire una partita finalmente con la porta inviolata, secondo me dà un po' di sicurezza anche al giocatore polacco, e chissà che non si possa tranquillizzare un attimo e quindi fornire finalmente una prestazione degna del suo valore. Chiudo con te Francesco, a te chiedo proprio un pronostico secco col punteggio. Juventus-Milan 0-3. Ah, Francesco, così. E quindi in pratica Allegri quasi sull'orlo dell'esonero.
No, questo no, però. Però voglio dire, che il Milan dopo quattro giornate fai un punto e perdi 0-3 col Milan, è una sconfitta che fa molto rumore. Sì, però è una sconfitta pure col Milan, come hai detto prima, non è una sconfitta con un Venezia o con una Spezia. Eh sì, Francesco, d'accordo, ma col Milan e il Napoli perdi perché ci può stare, con l'Empoli perdi, ma non ci può stare, con l'Udinese vinci 2-0 e secondo i pareggi, me, cioè così sei lì, cioè voglio dire, la matematica è questo, dice. Non è la sconfitta di stasera, secondo me, quella che preoccupa, ma la sconfitta, mi auguro di no, o il pareggio si arriva mercoledì, lì cominciano ad essere problemi seri, ma stasera io non vedo una Juve vincente. Io però allora chiudo io stasera vedo invece un pareggio che in pratica fa contento il Milan, pochissimo la Juve, però almeno le dà un po' di ossigeno, e poi in campionato alla Spezia potrebbe ripartire un pochettino la corsa. Però io vi dico questo, ripartire, che possa ripartire la corsa lo penso, che la Juve davvero possa inserirsi con Inter, Milan e Napoli e forse anche Atalanta nella lotta per il titolo, beh, io questo non lo penso, sostengo che quest'anno la Juve abbia qualcosa in meno. Bene, io adesso andrei avanti invece con una riflessione, un'altra squadra. Ricordiamoci che il Milan in questo momento c'ha un certo Rebic che sta giocando veramente veramente molto bene e forte, quindi non lo sottovalutare, non è perché non giochi Ibrahimovic o chi per lui che il Milan non vince, perché il Milan, come la Juve di anni fa, ha ottimi ricambi quest'anno, una bella panchina, quindi secondo me Rebic stasera fa la differenza. Ok, quindi tu dici Rebic. Ok, chiudiamo il tema Juve-Milan, che è assolutamente di assoluto interesse e di attualità, e vorrei chiudere questo talk con voi con un tema un po' particolare. Questa Roma di Mourinho che sta incantando, segnando, divertendo, vi stupisce o in qualche modo ve l'aspettavate? Parto da te, Cristian. Io sì, me l'aspettavo perché intanto il telaio è buono, facciamo un ottimo centrocampo e Mourinho è molto più che un allenatore, è un uomo che sa effettivamente dare davvero un bel boost a una squadra, a una città. Però una veniva, però Cristian, scusami ti interrompo, Mourinho veniva da stagioni un po' tribolate e non tanto ricche di soddisfazioni, quindi questo poteva in qualche modo far pensare che fosse, come dicevo prima, un po' finito come allenatore, e invece ha smentito tutti da questo punto di vista. Tu ti aspettavi lo stesso un Mourinho così pimpante? Così pimpante no, e soprattutto così intelligente, sapersi connettere con una piazza complessa come quella della Roma, avere dato prova di Zelig, è un camaleonte, è diventato il primo tifoso romanista, corre verso la curva, insomma mi sembra davvero un uomo intelligente, saper conquistare Roma in 3-4 partite in cui potevano anche perdere, in qualche partita ci stava, non è che stia dominando, gli sta andando tutto bene. Specialmente la scorsa contro il Sassuolo, l'ha detto lui con grande onestà, facendo i complimenti anche al mister del Sassuolo Dionisi, ha ammesso candidamente che era un match da tripla, poteva vincere la Roma ma anche il Sassuolo, quindi è anche una persona, come dire, intellettualmente onesta. Chissà, appunto, mi sembra che stia rivivendo una seconda giovinezza, ha trovato un ambiente stimolante che evidentemente in Inghilterra non lo vedevo. Cosa ho notato, Chris, hai fatto bene a citare questa corsa, ma io forse non, magari la memoria mi fa difetto, ma attenzione, visto che parliamo di Roma, c'è il risultato parziale che a Verona cambia ancora. C'è il pareggio del Verona, quindi Verona 1, Roma 1, gol di Barak, quindi 1-1 Verona-Roma. No, vi stavo dicendo che Cristian, hai fatto bene a citare questa corsa che ha fatto Mourinho verso i suoi giocatori, verso la curva, insomma, comunque sia, questa espressione di entusiasmo, perché ai tempi dell'Inter io me lo ricordavo molto più compassato, molto più serioso,
qua sembra davvero che si sia calato nel clima della capitale, che è un clima diverso da quello di Milano, un clima molto più, come dire, goliardico, molto più, come dire, allegro, e...